Continua a macinare vittorie la Lisciani Teramo, che in questo inizio di campionato non conosce altri risultati al di fuori dei tre punti. La squadra di Di Domenico fa su il match della sesta giornata contro Montesilvano con il risultato finale di 11-1. Gara che non è mai stata in discussione, anche se il primo gol dei biancorossi è arrivato a metà della prima frazione, accelerando poi sempre di più e non voltandosi più indietro. Lisciani che parte già con le intenzioni di chi vuole i tre punti. Al secondo minuto, giocata di Galanti, pallone al lato. Un minuto dopo è super Iervolino su Compagnoni. Montesilvano che si affaccia dalle parti di Di Baldassarre per la prima volta al sesto con un tiro di Paludi. Ma è un fuoco di paglia perché i biancorossi tornano a spingere. All'ottavo bell'azione Corale con traversa. Al decimo ancora Galanti si mangia praticamente un gol fatto. Preludio al gol che arriva meritatamente al decimo con Alessandro Benigni, abile a sfruttare il tutto. Ancora Teramo al dodicesimo con Ferretti pericoloso. Da qui carovana di gol prima dell'intervallo. Si scatena Di Blasio, miglior giocatore della scorsa stagione, con due gol in fila, prima al tredicesimo e poi al sedicesimo. C'è la firma anche di Ferretti al diciottesimo, prima ancora che il solito Di Blasio chiuda l'intervallo con il 5-0. Secondo tempo, Montesilvano si gioca la carta del portiere di movimento, ma arriva il gol dei padroni di casa immediatamente con Galanti. Un minuto dopo si scrive al referto anche Federico Benigni. Montesilvano che ci prova, seppur con grande fatica. Al sesto la doppietta di Galanti per l'8-0. Ospiti che cercano quantomeno il gol della bandiera, che arriva al nono con De Amicis. Bello il destro del 5 di mister Di Muzio. Ma locali che non accennano a scendere di concentrazione. Arriva anche il 9-1 con la quarta firma di Gianmarco Di Blasio e successivamente il decimo gol con la tripletta personale di Galanti. L'11-1 finale arriva al 19esimo ad opera di Compagnoni su assist di Galanti. E minuti finali in cui i padroni di casa gestiscono senza problemi. Testa già al prossimo turno, la Lisciani ospiterà ancora l'Acquaviva Super Equum per quello che sarà il big match della settima giornata, mentre Montesilvano attenderà a domicilio l'Aquila City Futsal.